Arriva il Roma City, la squadra attualmente più in forma di tutto il girone F. Per la squadra di Urbano invece è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche, sudare ed osare. Amici sportivi, questa è FC Matese Roma City. A dirigere la gara il signor Carlo Virgilio della sezione di Agrigento, primo assistente il signor Marco Palazzo della sezione di Campobasso, secondo assistente il signor Giuseppe Pio Palumbi della sezione di Termoli. Pronti via, si comincia con Ricciardi che tocca il primo pallone. Fa questo calcio di punizione, palla tagliata, colpo di testa, palla fuori, ci ha provato Matt. L'avvio di questo corner, scambia Ricciardi vicino con Esposito, arriva il traversone col mancino del capitano, palla sul secondo palo per un soffio. Numero 8, ex Arezzo e Torres. Quindi Mancino prova a metterla dentro, palla che passa attraverso tutta la rigore, si spegne sul fondo. Setola. Quindi Esposito, invitato alla conclusione, va col destro Esposito, palla di poco fuori. Matteucci poi ha palla all'interno dell'area, rovesciata di Napoletano. Sui piedi di Pisano che però prova a dare le solite geometrie, palla ottima per Raffini che incrocia, palla di poco fuori. Quindi Esposito, allarga per Ricamato, pensa alla conclusione Ricamato. Palla che sfiora la traversa con Esposito. Prova a portarsi la sfera sul mancino, si appoggia un'altra volta al Ricamato, allarga tutto per Carnevale, ce l'ha sul mancino, prova il tiro Carnevale, allarga tutto, Meo, conclusione, palla fuori, c'era fuori gioco. Tutto di destra, Esposito a terra di Emma, mentre non c'è più tempo per la prima frazione di gioco che termina in questo istante sul punteggio di 0-0. Questa la seconda frazione di gioco. Palla in avanti per Mancino, prova la conclusione, palla che sfiora di pochi centimetri la traversa e finisce sul fondo. Il calcio d'angolo sul primo palo la prende Raffini, prova col sinistro, palla fuori, ennesima occasione nel giro di pochi istanti. Sul sinistro Carnevale si accentra, poi prova a servire Esposito, 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 miracolo del portiere, poi Napoletano, Daniele Napoletano porta il vantaggio il Matese. Il solito Daniele Napoletano, ci pensa lui ad aprire le marcature al Ferrante. Porta 8, le proprie marcature con la maglia del Matese. Poi Napoletano con il destro ad incrociare, però attenzione con Raffini. Raffini prova a entrare in area di rigore. Mancino pareggia subito il Roma City dopo la distrazione della difesa del Matese. Lungo per Napoletano, palla per Sorrentino che prova ad entrare in area di rigore, supera Corci, Sorrentino, Samuele Sorrentino, remida, tocca l'ennesimo pallone e fa l'ennesimo capolavoro, un altro gol di Sorrentino, 2-1 per il Matese. Tra un po' di confusione, molti uomini a terra, particolare Ricamato, arriva la conclusione da lontanissimo, palla fuori, dare al traversone col Mancino, Corci esce, palla che sfila, arriva Camorani, palla che esce di poco fuori, la conclusione bellissima da parte di Daniele Camorani. Contano le azioni, arriva il traversone, palla che passa, allontana tutto Ricamato, arriva questa conclusione col destro sulla barriera, ci pensa ancora una volta Cabella che calcia, ma la palla esce fuori. E un tratto tocca il suo primo pallone, poi con il tacco la prolunga per Esposito che fa il suo ingresso in area di rigore. Esposito serve Salatino col mancino, palla fuori. Mancino, Mancino prova a superare Scisca, allarga tutto per Rea che entra in area di rigore. Rea con il destro, Mancino sul pallone, va lui con il destro, palla fuori. Non c'è più tempo al Ferrante. Sotto le ali dell'entusiasmo del proprio pubblico, del Ferrante gremito, il Matese ritrova la vittoria in casa per 2-1 contro il Roma City. Decisive le marcature di Napoletano prima e di Sorrentino poi. La fame fa uscire il lupo dal bosco ed è una vittoria importantissima per la squadra di Urbano. Lo fa vincendo